Amici da casa, siamo con Antonio Ferrara, un collega giornalista che la prima cosa ci presenterà Aeropolis e poi ci introdurrà in un mondo particolarissimo, dove ci sono migliaia e migliaia di occupati, però partiamo dalla prima cosa, dalla presentazione di Aeropolis. Aeropolis è un'associazione di operatori, esperti e soprattutto appassionati del mondo dell'aerospazio, ognuno con una lunghissima esperienza nel mondo dell'impresa in questo settore. È nata a Napoli diversi anni fa, oggi si occupa di comunicazione, informazione e soprattutto di trasferimento delle competenze e di esperienze accumulate in tanti anni di attività professionale verso il mondo dei giovani, della scuola e dell'università. Presentate Aeropolis, io sono qui stamattina per vedere e per analizzare insieme a te, data la tua esperienza, il piano industriale della nostra Finmeccanica, che secondo me diciamo così, è uno dei poli dove si aggrega un po' tutta l'industria dell'aerospazio. Intanto incominciamo a dire che Finmeccanica è un campione nazionale dell'industria italiana, con i suoi circa 75.000 dipendenti e almeno 200 imprese, rappresenta quella che è la parte più interessante e importante di quella che è l'industria tecnologica del nostro paese. Negli ultimi 5 anni sostanzialmente ha vissuto una fase di estrema difficoltà dovuta a tutte le vicende che hanno conseguenti a una gestione abbastanza approssimativa da parte del suo top management, con tutte le vicende che molti dei telespettatori stessi ricorderanno legate alle vendite nei paesi esteri, perché poi fondamentalmente Finmeccanica è un grande gruppo presente soprattutto nel mondo dell'aerospazio, della difesa, della sicurezza. Quindi i punti dell'industria mondiale più delicati e soprattutto più interessanti e importanti, dove spesso la presenza delle grandi imprese in qualche modo viene gestita attraverso anche un ruolo del mondo politico e quindi istituzionale. La crisi che ha subito Finmeccanica negli ultimi anni l'ha portata a ridimensionare quella che era un'azienda che negli anni precedenti invece aveva raggiunto posizioni di primo rilievo. Alcuni errori fondamentali anche come l'acquisizione di gruppi americani per la difesa, o errori pesanti nella gestione della parte commerciale, hanno portato questo gruppo in una situazione di grave difficoltà. Una difficoltà a cui il governo ha risposto con l'affidamento a un nuovo management, in nostro caso all'ingegner Mauro Moretti, proveniente dal mondo delle Ferrovie dello Stato, il mandato di elaborare una strategia di rilancio e quindi un piano industriale che in qualche modo consentisse a questa azienda, a questo gruppo, ormai di centinaia di aziende, di riposizionarsi e di recuperare quella capacità di crescita e di creare sviluppi e occupazione. Sviluppo occupazione. Questo piano industriale, secondo me, sarà stato caratterizzato con alcuni tagli oppure delle ristrutturazioni. Noi abbiamo tutta un'area, sia in Campania che in Puglia e in tutta l'Italia. Parliamoci molto sinceramente, parliamo di 75.000 addetti, sono numeri che nemmeno l'industria automobilistica riesce a tenere in vita. 200 imprese, quindi sono numeri veramente che toccano l'economia italiana. Io vorrei capire la ricaduta per la Campania e per l'intera Italia. Vabbè, intanto diciamo che Finmeccanica, come dicevo, è presente in diversi settori. Il primo di questi che secondo me su cui bisogna soffermarsi per andare poi subito oltre è quello del trasporto ferroviario, parlo di Ansaldo Breda. Su questo credo che ormai da tempo siano chiare le decisioni del management, cioè quelle di andare a una dismissione, proprio in questi giorni ormai. Un'operazione che porterà al controllo del gruppo italiano, sicuramente un soggetto straniero, addirittura adesso potrebbe essere anche diciamo in una condizione di vantaggio un grande gruppo cinese. Però il problema è che diciamo, da parte di Finmeccanica e dell'ingegner Moretti l'idea è di mantenere insieme l'intero comparto del trasporto ferroviario nell'ambito di Finmeccanica, quindi non soltanto la parte di Ansaldo Breda, ma anche quella dei sistemi di Ansaldo STS, che sono dei gioielli da un punto di vista della capacità tecnologica e anche della solidità industriale. Mantenere insieme questo comparto e consentire quindi poi
a qualunque partner subentrasse in futuro di mantenere le condizioni per svilupparsi e continuare a crescere e soprattutto mantenere il livello occupazionale, che nel nostro caso in Campania significa il grande stabilimento di San Giovanni a Teduccio oppure quello di Livorno e diversi altri impianti anche in Sicilia. Quindi per quanto riguarda il trasporto ferroviario, diciamo, una decisione già è stata assunta e già si sta operando in questa direzione. Per quanto invece riguarda gli altri due aspetti, vado subito su quello che riguarda un po' questa zona, la zona giulianese, eccetera, cioè la parte dell'elettronica della difesa, la Selex, MBDA, VAS, che sono quei segmenti di imprese che si occupano di difesa, missilistica, controllo del traffico aereo. Sono parti e gioielli di Finmeccanica che comunque devono trovare in questo piano un processo di ristrutturazione che li riporti ad essere competitive e importare e soprattutto sul piano internazionale recuperare quella posizione importante che hanno sempre avuto. MBDA è uno dei gruppi più importanti europei, di un consorzio europeo di cui Finmeccanica detiene una minoranza che è preziosissima perché consente a chi ne entrasse in possesso il controllo dell'intero gruppo, quindi stiamo parlando di un asset strategico. Per quanto riguarda invece l'aeronautica, e qui entriamo un po' sappiamo tutti che Alenia Aermacchi è l'azienda leader in Italia per quanto riguarda la costruzione di velivoli sia essi civili che militari, e nella nostra regione soprattutto è una delle industrie, forse l'unica industria veramente innovativa e tecnologica che mantiene il nostro tessuto industriale, su cui in questo momento sono concentrate le maggiori attenzioni di tutta l'opinione pubblica, diciamo un po' che segue queste vicende, per le preoccupazioni che si potrebbero avere sul piano occupazionale e per gli asset industriali, come possono essere quelli di Capodichino o di Pomigliano d'Arco, su cui penso che possiamo dire qualcosa dopo. Allora, io a questo punto, vista un po' l'analisi generica che tu giustamente hai fatto, anche perché ricordiamoci che Finmeccanica è quotata in borsa, quindi qualsiasi dichiarazione va sempre tenuta in debita considerazione, bisogna anche, secondo me, soffermarsi su una cosa. Ansaldo, abbiamo detto, dovrà mantenere il livello occupazionale. Tu hai avuto il piacere di intervistare l'ingegnere Moretti a Londra durante sicuramente uno dei saloni tipici dell'aeronautica. La tua impressione personale è questo piano, secondo te, a cosa porterà? Allora, io dico subito a livello di un'impressione personale a cui lei si riferiva. Vede, c'è una cosa curiosa: in questo paese tutti apprezzano il modo di procedere del nuovo Presidente del Consiglio, molto deciso, molto determinato. Ora però, quando poi questo diventa anche il metodo di gestione di un grande gruppo e di un leader industriale come può essere un personaggio come può essere Mauro Moretti, questo crea sconcerto, perché come al solito non siamo abituati ad avere dei manager che decidono. Possono decidere male, su questo abbiamo tutto il diritto noi e dovere, noi giornalisti, di mantenere accesi i fari, però dobbiamo prendere atto che abbiamo di fronte un personaggio che ha una determinazione, che ha dimostrato qualche giorno fa alla Camera, davanti in audizione in Parlamento, che ha lasciato sconcertati una classe politica abituata a chi andava lì a esporre fatti e auspici senza alcuna assunzione di responsabilità. Moretti è uno che a me, da questo punto di vista, diciamo, ci dà la garanzia che quello che decide poi è conseguente, nel bene e nel male noi dobbiamo in qualche modo discuterne e prenderne atto, ma questo è il personaggio. La cosa invece abbastanza diciamo difficile da interpretare sono quelle che possono essere le conseguenze di decisioni che vengono prese oggi in determinati settori, come nel caso nostro nell'aeronautica. Perché? Perché questa è una regione dove è nata l'industria aeronautica italiana all'inizio del secolo, dove abbiamo una grande esperienza, grandi università, centri di ricerca, e dove certe decisioni possono avere ripercussioni soprattutto sulla filiera della subfornitura. Subfornitura significano 140 aziende che da decenni sono cresciute, sono nate, sono cresciute in un rapporto con Alenia Aermacchi, in molti casi sono affermate anche a livello internazionale autonomamente. Molte sono ancora troppo legate a un unico
a un unico fornitore, in questo caso Alenia, e quindi le espone a quelle che sono le conseguenze negative di un piano che comunque andrà a una ristrutturazione dei costi, perché recuperare competitività e qualità di un prodotto significa investire, ma soprattutto ritrovare la capacità interna al sistema industriale di raggiungere delle condizioni per rendere competitivo il prodotto. Come mai 140 aziende, andiamo nei numeri, quant'è che sono in grado di poter internazionalizzare il prodotto e affacciarsi ai mercati esteri con una certa autorevolezza legata alla ricerca? Bene, questa è una delle domande più, diciamo, pertinenti in questo momento. Intanto però diciamo una cosa, ecco, poi arriviamo subito a questo. I grossi asset di Alenia Ermacchia in Campania sono, come tutti sanno, insomma, Pomigliano, a Capodichino, a Nolo, sostanzialmente, dopo la chiusura di Casoria. Sulla subfornitura, credo che sia quella più pertinente proprio in questo momento, dove maggiore e anche sono maggiori le preoccupazioni che sono nelle imprese, in queste piccole aziende e soprattutto in tutta la rete di subfornitura Alenia. Dunque, il problema è questo: ci sono sicuramente aziende tra queste che sono in grado di essere competitive sul piano internazionale. Sono cresciute molto, hanno investito, alcuni esempi ce li abbiamo, possiamo fare dei nomi come Abete, Tesi, che in questi anni hanno addirittura raggiunto con player come Boeing dei contatti e di rapporti diretti al di là della fornitura del rapporto con Alenia Ermacchia. Molte altre, quelle molte piccole, no. Sostanzialmente non sono in condizioni di poterlo fare. Il DAC, che è il Distretto Aerospaziale Campania, che è nato un po' per mettere assieme tutte queste piccole aziende, creare attraverso un sistema di ricerca le condizioni per queste aziende di andare oltre, è troppo giovane. Le risorse sono arrivate da pochissimo tempo, anche perché poi qua bisogna anche dirlo questo. Questo è un settore dove sono arrivate negli ultimi mesi almeno 200 milioni di euro tra comunità europea, regione Campania. Cioè, quindi ci sono delle risorse importanti che sono arrivate alle aziende, e oggi trovarci di fronte alla difficoltà che queste aziende possono, nonostante questo sostegno, fare i conti invece con problemi di esubero e disoccupazione, il problema si fa grave. Come secondo me grave può essere una possibile conseguenza della chiusura dello stabilimento di Capodichino di Alenia. Sarebbe il secondo chiuso in 3 anni, perché abbiamo chiuso recentemente in Campania lo stabilimento di Casoria. Quindi il ridimensionamento della presenza dell'industria navale in Campania sarebbe pesante, anche se una possibile nascita di un polo nazionale delle manutenzioni aeronautiche potrebbe su Capodichino mettere in moto un meccanismo nuovo di sviluppo. Ma è un discorso tutto da farsi, o, se mi consentite, tutto da capire, perché è ancora chiuso in poche stanze. Allora io ti ringrazio. Speriamo che questi incontri avvengano con una certa frequenza, perché apriamo una luce su quelle che sono le attività di questo mondo. Parliamo di 220 aziende a livello nazionale, 140 a livello locale, quindi sono ben un numero consistente, e parliamo anche di 200 milioni di euro. Monitoriamo questi fondi, facciamo sì che la gente da casa sappia che la regione investe e che noi dall'altro lato saremo sempre a fare una funzione non di controllo ma di stimolo, affinché si possa realizzare un progetto veramente efficiente per la regione e anche per l'Italia.